San Valentino si sta avvicinando, parliamo di baci cinematografici qui su Fanweek con me, io sono Elena. Parliamo di baci cinematografici, appunto, abbiamo selezionato 5 baci che secondo noi sono meravigliosi ed indimenticabili. Iniziamo subito con il primo, forse il più tenero, Lilli e il vagabondo. Il bacio tra i due cagnolini, tra il meticcio Biagio e Lilli, la cocker americana, che arriva dopo che stanno mangiando lo spaghetto ed è un bacio quasi casuale, molto molto tenero, replicato in mille salse ovviamente. Il film, anzi il film d'animazione è targato Disney ed è il 15° film Disney ed uscì nel 1955. Facciamo un balzo in avanti e parliamo del 1999. Il film in questione è Ghost, i protagonisti Demi Moore e Patrick Swayze. Un film molto romantico, molto emozionante e commovente. Tante le scene belle di questo film, tra l'altro appunto anche qui c'è un bacio molto molto tenero. Arriviamo al 2002 quando Sam Raimi dirige Spider-Man. Protagonisti sono Tobey Maguire e Kirsten Dunst e indimenticabile il bacio che lei dà a Spider-Man stando a testa in giù. Altro bacio indimenticabile è quello del film di Guglielmone del Toro, ovvero La forma dell'acqua, film che ha vinto diversi premi Oscar nella scorsa edizione, e il bacio che c'è fra la creatura e lei è qualcosa di... dai, immancabile a San Valentino una roba del genere. E concludiamo questa rassegna di baci cinematografici con il mio film preferito, Colazione da Tiffany, è il 1961, Blake Edwards dirige Audrey Hepburn e George Peppard e il bacio in questione arriva sul finale e in mezzo a loro due c'è pure il fantastico gatto, la pioggia che scende, insomma, scena memorabile, film straordinario, questi secondo noi i 5 film, i 5 baci più belli tratti dai film, ma abbiamo lasciato fuori veramente tantissimi altri baci, via col vento. Solo per citarne uno, o ancora La La Land, o ancora Black Swan, il cigno nero, insomma, ce ne sono tantissimi. Questi sono i nostri, fateci sapere quali sono i vostri.